Finalmente Deep Sleep, il terzo capitolo di Poppy Playtime, è arrivato. Ed è giunto quindi il momento di tornare alla Playtime Co. Anche se tecnicamente non ce ne siamo mai andati. L'ultima cosa che ci ricordiamo sono le parole di Poppy e il rumore dello schianto ferroviario. Ma ciò che stiamo per affrontare è di gran lunga peggiore. La prima cosa che vediamo aprendo gli occhi sono le zampe di un gigantesco mostro che ci porta verso un condotto. Aperto il portello, ci lascia andare. Prima di toccare terra, l'ultima cosa che vediamo è l'inquietante volto della creatura. Il gatto viola ci guarda cadere e lo fa con un innaturale sorriso. Non siamo più tra le sue grinfie, ma ciò non vuol dire che siamo fuori pericolo. Le pareti della stanza si stanno chiudendo attorno a noi. Ci troviamo all'interno di un compattatore e se non ci muoviamo rischiamo di fare la fine del resto dei rifiuti. Fortunatamente troviamo una via di fuga. Non sappiamo dove ci porterà, ma la cosa importante al momento è salvarci da una fine terribile. Un condotto dopo l'altro, torniamo alla stanza da cui eravamo precipitati inizialmente e ci imbattiamo in una cassetta. Il rapporto di Claire Harper. Una consulente, Claire Harper appunto, riferisce che una notte i bambini si preparavano a dormire e Catnap aveva già diffuso il fumo rosso. All'improvviso, tuttavia, Marie, la bambina seguita da Claire, è stata colta da spasmi violenti. La sua temperatura corporea ha raggiunto una soglia altissima e i suoi occhi vagavano da un lato all'altro della stanza. Ma la cosa più terribile è l'incubo che la bambina ha descritto. Un mostro senza colori. Una visione che la portava a contorcersi senza che Claire, da fuori, la potesse aiutare. La bambina è stata presa in cura dallo staff, con la promessa che le sarebbero state prestate le cure migliori. Dopo aver fatto rapporto, tuttavia, Claire Harper crolla emotivamente e chiede che le venga restituita. Noi purtroppo sappiamo che ciò non accadrà mai. La bambina di cui sentiamo parlare altri non è che Marie Payne, colei che sarebbe in seguito stata trasformata in Mommy Longlegs. Dopo questo triste ritrovamento, lasciamo la stanza e ci troviamo davanti al primo cartonato degli Smiling Critters, Baba Baba Fant, che dopo l'inquietante cartonato di Candycat trovato nel secondo capitolo, non fa che aumentare il mistero che copre queste registrazioni. Want to know what I remember about you? Finalmente riceviamo la prima telefonata da colui che sarà la nostra guida in questa oscura esplorazione, Ollie. Hey, can you hear me? Dalla voce sembra trattarsi di un bambino, ma come ci è stato detto più volte, in questa fabbrica non ci sono più umani. Per il momento non possiamo fare altro che fidarci. È tuttavia strano che Ollie possa vedere ciò che vediamo noi, come se riuscisse a seguirci tramite una rete di telecamere. Quando infatti passiamo davanti al treno, ormai totalmente bruciato, ci dice che è lì che ci ha trovati Catnap. In compenso conosce Poppy e ci chiede di non essere arrabbiati con lei. Non ci ha permesso di scappare, è vero, ma ha disperatamente bisogno di noi per mettere fine al male della Playtime Co. Ora ciò che dobbiamo fare è chiaro. La prossima tappa è il Plager, la dimora di Catnap, la sua chiesa, il suo terreno di caccia. Una volta quel posto era popolato dagli Smiling Critters. 8, ci dice Ollie, e Catnap era uno di loro, ma ora resta solo lui. L'unico modo per accedere al Plager è la teleferica e una volta riattivata, la voce di Elliot Ludwig ci guida nel viaggio. Lungo il percorso lo sentiamo lodare l'importanza del sorriso di un bambino e di quanto il Plager sia importante per lui proprio perché nella sua visione sarebbe dovuto essere il luogo in cui ogni bambino avrebbe potuto trovare la felicità. Un discorso che sulla carta porterebbe a pensare che Elliot sia davvero quella persona con a cuore la felicità dei bambini, come dice di essere. C'è tuttavia qualcosa di strano in lui. I segreti che nasconde sono ben più di uno e potrebbero essere parecchio oscuri. Finalmente, il panorama del Plager si para davanti ai nostri occhi. In rovina, certo, ma non è difficile immaginare quanto meraviglioso potesse sembrare ai bambini che lo frequentavano. Lungo i confini della cupola sorgono le strutture che Elliot ci ha elencato poco prima e che possiamo vedere sulla mappa della zona. La Home Sweet Home, la scuola, la Playhouse, il Toy Store e il Counselor's Office. Le statue degli Smiling Critters troneggiano su un piedistallo al centro dell'area. Sono tutti lì, eccezione fatta per uno di loro. La statua di Catnap è caduta. Una volta scesi dalla teleferica, Ollie ci richiama e ci dice di andare proprio sotto al monumento dei Critter, in cui si trova la centralina che alimenta tutto il Playcare.
Una volta giunti lì, da un tubo collegato a chissà quale luogo, Holly ci invia una chiave. È la chiave che ci permette di entrare nell'area di produzione del gas rosso. Il nostro compito è deviare il flusso del gas da destra a sinistra. Grazie al prototipo del GrabPack 2.0 che abbiamo appena trovato, riusciamo ad avviare l'alimentazione dei macchinari e attivare il processo di deviazione. Ma proprio quando il fumo rosso passa dal cilindro di destra a quello centrale, la corrente salta. Il macchinario si ferma. Dobbiamo tornare al centro del Playcare e capire cosa sia successo. Quando arriviamo sotto la statua dei Critters, scopriamo che la macchina che alimentava l'area è stata distrutta e ora siamo al buio. Fortunatamente, nelle strutture del Playcare sono presenti dei generatori che le alimentano in maniera indipendente. Ciò che dobbiamo fare è deviare la corrente di quei generatori verso la zona centrale, in modo che si possa riattivare il macchinario per deviare il gas. La prima struttura da cui cominciare è la Home Sweet Home, il posto in cui gli orfani vivevano e dormivano. Visto ora, tuttavia, questo luogo è tutto fuorché ospitale. La carta da parati è rovinata e sulle pareti si trovano foto di bambini che ormai sappiamo che fine abbiano fatto. Aprendo la porta della prima stanza in cui ci troviamo, scopriamo che è piena di gas rosso. Dopo aver ascoltato il rapporto di Claire Harper, ne conosciamo gli effetti. Ma non abbiamo alcuna maschera per proteggerci e l'unica cosa che possiamo fare è entrare. La struttura della casa diventa improvvisamente strana. I corridoi si ripetono, le porte sembrano infinite, ma una cosa è certa, non siamo soli. Girando attraverso questo strano loop, troviamo delle radio che parlano di un evento inquietante legato ad Elliot Ludwig. Una mattina, alle 9.45, all'interno della casa del defunto creatore della Playtime Co., sono stati ritrovati i resti di un ragazzo in una borsa di lana. Dal corpo, però, mancavano parte di ossa ed organi. Si pensa che la causa della morte sia proprio l'estrazione di queste parti, anche se ancora manca una conferma. Alla Playtime è stato richiesto di rilasciare una dichiarazione. L'azienda si è detta disgustata da queste accuse, poiché Elliot Ludwig era una persona che metteva i bambini sempre al primo posto e mai avrebbe compiuto una simile atrocità. Elliot era però un uomo solitario e questa sua riservatezza ha portato l'opinione pubblica a credere a quelle affermazioni. Stando ai vicini, l'uomo rientrava sempre a casa in piena notte per poi uscire nuovamente prima dell'alba. Secondo alcuni, addirittura era malato, ma nonostante le dichiarazioni, la Playtime Co. ha deciso di mantenere il nome di Ludwig nel marchio. Ciò che è certo è che seguirà una lunga battaglia legale. Le dichiarazioni su Elliot si concludono qui, ma mentre continuiamo ad esplorare questo luogo fuori dalla realtà, ci imbattiamo in un'ulteriore radio. Il messaggio qui è rivolto direttamente a noi. Trovo la tua presenza un'intrusione. Dopo tutto questo tempo ritorni, vieni qui e uccidi, saccheggi e distruggi. La tua presenza qui era richiesta 10 anni fa e tu non ti sei presentato. 8 agosto 1995. Tu ti saresti dovuto trovare qui. Perché non c'eri? Hai mancato l'evento, hai mancato l'incontro, hai mancato il party. Non hai diritto di essere qui. 8 agosto 1995. Sul pavimento una scritta rafforza questo messaggio. Il senso di colpa ti perseguita. Ancora non sappiamo a cosa si riferisca tutto ciò, ma una cosa è certa. Qualcuno ci ritiene colpevoli per la nostra assenza ad un importantissimo evento tenutosi l'8 agosto 1995. Le allucinazioni e i rumori si susseguono e un'inquietante scoperta rende la nostra esplorazione ancora più spaventosa. In fondo ai corridoi, Catnap è fermo e ci fissa. Tuttavia non ci attacca, ma ci sta seguendo. Sa che ci siamo introdotti nel suo territorio e sta cercando di capire le nostre intenzioni. Il labirinto di corridoi sembra trovare una sua conclusione in una stanza prima della quale sentiamo bambini urlare. Entrando, tuttavia, tutti i rumori si fermano. Non sembra esserci alcuna via d'uscita. L'unica cosa che possiamo fare è inserire una cassetta dal titolo Benvenuto alla Playtime, che abbiamo appena trovato su un letto. Sembra trattarsi di un innocente video di benvenuto rivolto ai nuovi dipendenti che spiega brevemente le due principali carriere possibili all'interno dell'azienda. Ad un certo punto, però, cambia tutto. La voce nel televisore sembra rivolgersi proprio a noi, come prima aveva fatto la radio. È un avvertimento. La Playtime è cambiata molto da quando ce ne siamo andati e ora è il territorio di una serie di orrori inimmaginabili pronti ad ucciderci. Dal televisore il volto di Huggy Wuggy prende forma. Ma non è quello che conosciamo. È un Huggy terrificante dai denti aguzzi e senza occhi. Welcome home. Uscendo dall'apparecchio, si lancia al nostro inseguimento. Proviamo a correre, ma siamo lenti e non riusciamo a prendere velocità, mentre lui si avvicina sempre di più. Sembra essere arrivata la fine per noi. Un muro ci si materializza davanti, impedendoci la fuga. Huggy ci cattura
E l'ultima cosa che vediamo è la sua gigantesca bocca inghiottirci. Fortunatamente la situazione non era grave come pensavamo. Entrando nella Home Sweet Home abbiamo respirato il gas e ciò che abbiamo appena vissuto era un'allucinazione. Adesso possiamo esplorare il luogo, che tuttavia non è diventato meno inquietante. Mano a mano che ci facciamo strada nella struttura però, ci rendiamo conto che l'obiettivo della Playtime era studiare i ragazzi. Le pareti di alcune stanze sono attrezzate con dei vetri che permettono agli scienziati di vedere cosa succede quando viene immesso il gas. Il luogo contiene letti e culle. All'interno c'erano orfani di tutte le età. E alcuni di questi li abbiamo anche incontrati, a cominciare da Theodore Grumble, di cui troviamo la foto e che in futuro sarebbe diventato la creatura che ora ci dà la caccia, Catnip. E in realtà non è il solo. Entrando in una stanza troviamo Kissy Missy seduta sul letto mentre guarda la foto di una bambina. Una bambina che evidentemente adorava Kissy tanto da appendere disegni a lei dedicati sulle pareti. Una bambina che la adorava a tal punto che la Playtime potrebbe aver deciso di includerla nel progetto dei Bigger Buddies nei panni della stessa Kissy Missy. All'interno della Home Sweet Home recuperiamo altri due importanti documenti. Un log sull'esperimento 1322, che non sappiamo su quale giocattolo sia basato, ma sappiamo che ha per protagonista un bambino di nome Kevin, e una piccola registrazione del giorno in cui Samuel Lee, un orfano del Plaker che pare abbia avuto la fortuna di essere adottato, ha abbandonato quel luogo terrificante. L'esplorazione fortunatamente procede senza intoppi. Riusciamo ad arrivare al generatore e ad uscire dall'edificio. Qui però facciamo un incontro inaspettato. Kissy Missy ci prende e ci blocca a terra. Prima che possa farci del male però, Poppy interviene e la ferma. È la prima volta che la incontriamo dopo l'incidente ferroviario. Fidarsi di lei risulta difficile, ma sembra volerci aiutare. E inoltre afferma di conoscere Holly. Ci dice di stare attenti, l'obiettivo ora è il prototipo. Ma di mezzo c'è Catnip e siamo nel suo territorio di caccia. Dopo aver deviato la corrente della Home Sweet Home, è arrivato il momento di esplorare la scuola, che paradossalmente è ancora più inquietante. Holly ci avverte, dobbiamo fare in fretta perché non siamo soli, e ha ragione. Poco dopo veniamo accolti da un messaggio di Miss Delight, una maestra che insegnava proprio lì e che pare essere rimasta l'unica frequentatrice di quel luogo. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Esplorando le aule, troviamo diverse note scritte proprio da lei. Quando ebbe luogo l'Hour of Joy e tutti i bambini sparirono dal Plaker, Miss Delight si ritrovò chiusa in un'aula insieme ad altri insegnanti, e i giorni diventarono un disperato tentativo di sopravvivere, finché non sopraggiunse la follia. L'insegnante, in preda ai morsi della fame, finì per nutrirsi degli altri rifugiati e, per ovviare alla solitudine, costruì un'arma composta di un bastone e un mucchio di matite, e la chiamò Barb. Il log che troviamo noi all'interno della scuola è proprio un dialogo, si fa per dire, tra Miss Delight e Barb, in cui l'insegnante racconta un breve confronto con Catnip e in cui semplicemente otteniamo conferma definitiva della sua pazzia. L'interfono si accende un'altra volta. Miss Delight sa che ci troviamo lì, vuole che andiamo via. Catnip non è contento di averci attorno. Il suo avvertimento tuttavia non serve a nulla e lei stessa se ne rende conto. Dice che siamo testardi come gli altri umani, ma chissà se urleremo come loro. Arriviamo finalmente al generatore e una volta attivato possiamo finalmente uscire. Ma proprio quando lo attiviamo, Miss Delight irrompe nella stanza e lo distrugge. L'unica cosa che possiamo fare è scappare cercando di non staccarle gli occhi di dosso perché nel momento in cui lo facciamo, lei si avvicina. La sua determinazione tuttavia la porta ad una fine terribile, che però ci permette di scappare e salvarci. Prima di andarcene troviamo un'ultima nota in cui lei afferma di aver fatto un patto con Catnip, una sorta di tregua in base al quale ognuno avrebbe badato all'altra. Veniamo anche a sapere che era stato proprio lui a chiudere a chiave la porta della stanza in cui si è trovata rinchiusa. La fuga dalla scuola però, invece di portarci all'esterno, ci ha condotti ad una zona sotterranea che collega le aree del Plaker, una sorta di passaggio utilizzato dalla manutenzione per muoversi più rapidamente tra un edificio e l'altro. Spostarsi tra i ponti sospesi è un gran rischio, ma grazie alla nostra mano viola e ai meccanismi installati qua e là riusciamo a farci strada. Ed è proprio qui che assistiamo ad una visione inquietante. In lontananza vediamo Catnip nell'atto di pregare un totem fatto di ciò che una volta erano forme di vita, umani compresi. Questa è la prima volta in cui ci troviamo faccia a faccia con qualcosa che ricordi le fattezze del prototipo.
La fede di 1188 nei suoi confronti può essere definita, senza esagerazione, fanatismo. La prossima tappa, volenti o nolenti, è la Playhouse. Come apriamo la porta sentiamo immediatamente un verso, una specie di risata, e pochi secondi dopo ci viene incontro uno smiling critter dalle dimensioni di un piccolo peluche. Le sue intenzioni tuttavia non sono amichevoli e per salvarci dobbiamo allontanarlo con la nuova mano che abbiamo trovato appena lasciata la scuola. Una pistola in grado di sparare razzi di segnalazione. Sembra proprio che in questa zona sarà la nostra migliore amica. Anche qui è nascosta una cassetta. Inserendola nel videoregistratore, l'immagine del volto di Catnap riempie lo schermo. E torniamo a sentire la voce di Leith Pierre. Hey Theo, how you doing, bud? La cassetta è la registrazione di un tentativo infruttuoso di comunicare con Catnap da parte di Leith. L'unica cosa che risponde l'esperimento però è: il prototipo ci salverà tutti. Leith Pierre si spazientisce e gli ricorda che la Playhouse è la prigione di tutti gli Smiling Critters. Possono uscire solo per vedere i bambini. Proseguire all'interno della nuova struttura in cui ci troviamo è semplicemente inquietante e i nostri occhi sono perennemente rivolti ai tunnel e alle rotture nelle pareti da cui fanno capolino i Critters. Per sopravvivere dobbiamo essere pronti ad utilizzare al meglio la nostra pistola. Superata la piscina, arriviamo alle prigioni dei Critters. Quella di Catnap è ovviamente vuota, ma qualcuno è ancora lì. La metà superiore del corpo di Dogday è ancora ammanettata. Se fossimo arrivati prima, forse avremmo potuto salvarlo, ma ormai non c'è più alcuna speranza. È ancora fortunatamente in grado di parlare e ci spiega che quella è la fine che fanno gli eretici, che si rifiutano di seguire Catnap. Lui è l'ultimo, oltre a 1188, degli Smiling Critters. Gli altri sono stati uccisi. Le piccole creature che vediamo hanno invece scelto di essere fedeli a Catnap, poiché così facendo vengono sfamate. Dogday purtroppo non fa in tempo a dirci altro. I Critters escono dalle pareti e a uno si infilano dentro a Dogday, mangiando ciò che ne resta e utilizzandolo per seguirci tra gli strettissimi tubi della Playhouse. Riusciamo a salvarci grazie ad un ascensore non troppo distante da lì. Non sappiamo quale sia il destino di Dogday, ma ciò che ci interessa al momento è sopravvivere. Quindi non ci poniamo troppe domande. Finalmente torniamo a vedere la luce, pur artificiale che sia, e riceviamo una chiamata da Holly in cui ci racconta di come il prototipo abbia salvato Theodore prima che questi diventasse Catnap e di come lui ora lo veda come un supereroe. Ovviamente noi in tutto questo siamo il nemico, e Catnap farà di tutto pur di renderci vulnerabili ed ucciderci. Il nostro obiettivo ormai è sempre più vicino. Non ci resta che addentrarci negli uffici dei consulenti. Al loro interno, la prima cosa che troviamo è la registrazione del messaggio d'emergenza andato in onda l'8 agosto 1995. Alle 11.01 del mattino, qualcosa di ostile ha attaccato la fabbrica, costringendo gli impiegati a nascondersi. Il messaggio però si conclude in maniera inaspettata. L'ultima schermata recita: apri la porta, l'ora della gioia è arrivata. Fra gli altri uffici troviamo anche quello di una vecchia conoscenza, Stella Graeber, diventata negli anni direttrice del Playker. Fra i suoi compiti vi era il parlare con i genitori che decidevano di adottare uno degli orfani e il log che troviamo ci fa ascoltare proprio uno di questi colloqui. Stella dovette confrontarsi con i signori Hartman. Erano lì per un'adozione, appunto. Ma qualcosa è andato storto, qualcosa di cui non era a conoscenza nemmeno la Graeber. Il bambino che avrebbe dovuto lasciare il Playker, Jeremy, purtroppo non era più disponibile. La sua scheda indicava collaudo, una cosa che nel log non viene spiegata, ma presumibilmente il ragazzo era diventato parte di un esperimento, senza che Stella ne fosse stata messa al corrente. Ovviamente sapeva benissimo di cosa si trattasse, ma non poteva certo dirlo ai poveri signori Hartman. Sfortunatamente Catnap è ancora sulle nostre tracce e non passa molto prima che riesca a trovarci. Non ci uccide, ma ancora una volta ci stordisce con il suo gas e ancora una volta assistiamo ad una strana visione. Prima ci ritroviamo lungo una strada fuori dalla fabbrica. La voce di Poppy ci dice di trovare il fiore, ma ci fa presente anche che da questo luogo non si fa ritorno. Il fumo rosso si chiude poi attorno a noi, formando un tunnel. Quando si dirada, vediamo l'atrio dell'azienda, quello stesso atrio che abbiamo visto la prima volta in cui abbiamo messo piede qui dopo aver ricevuto la lettera.
Poppy ci parla ancora una volta e ci chiede se abbiamo un'idea di ciò che stiamo facendo. Il fumo ci riavvolge. Ora ci troviamo nella Home Sweet Home. I bambini corrono, ridono. In fondo al corridoio vediamo Catnap, ma nessuno sembra averne paura. Poppy ci chiede se sappiamo cosa succeda in questo luogo e quando la visione ci porta all'interno di una classe in cui i bambini ascoltano la lezione, ci chiede se sappiamo chi eravamo un tempo. Ora siamo nella playhouse con dei bambini che giocano. Ci chiede se capiamo perché dobbiamo fermare tutto questo, se sappiamo cosa sia reale e cosa no. Il fumo riavvolge tutto e vediamo Huggy. È fermo, accoglie visitatori, come la prima volta che l'abbiamo visto. Improvvisamente un allarme suona. Le urla riempiono la sala. Huggy non è più al suo posto. Dall'alto la mano del prototipo scende, ma prima che riesca a prenderci, la visione si interrompe. Ci risvegliamo e la prima cosa che sentiamo è la voce di Catnap. Se non lasciamo subito il Playcare, verrà a prenderci. Usciamo dagli uffici, Ollie ci chiama. Qualcosa è andato storto. Dobbiamo prendere il cavo che troviamo e collegarlo sotto alla statua. Riceviamo l'ultima chiave, quella che ci permette di prendere l'energia dalla cupola. Una volta collegato quel cavo, raggiungiamo finalmente il 100% e possiamo concludere la deviazione del gas. Ollie ci consegna l'ultima batteria per riavviare la macchina, ma proprio mentre stiamo per inserirla, Catnap ci attacca. Questa volta siamo alla resa dei conti. Il suo gas altera la nostra visione, rendendolo ai nostri occhi un mostro a tutti gli effetti. La nostra unica salvezza è un piccolo ascensore che ci conduce ad un'area totalmente invasa dal gas. Qui dovremo affrontare 1188 per l'ultima volta. Prima però riusciamo a recuperare un log registrato da Harley Sawyer, il direttore dell'iniziativa Bigger Buddies. Ciò che ascoltiamo è una conversazione fra lo scienziato e il prototipo in cui apprendiamo una caratteristica fondamentale di 1006. Studiando i propri soggetti è in grado di arrivare ad imitarne la voce alla perfezione o quantomeno di registrare ciò che sente per poi riutilizzarlo, rendendolo di fatto un nemico molto più insidioso di quanto pensassimo. Inserendo la prima batteria nel macchinario che abbiamo davanti, attiviamo un conto alla rovescia, al termine del quale la fonte di corrente presente sulla parete raggiungerà il massimo della carica. I secondi passano, Catnap ci assale da ogni angolo, ovunque ci voltiamo lo vediamo. Abbiamo una sola speranza, sfruttare tutti i mezzi a nostra disposizione per non farci ingannare dalle sue illusioni e contrastare i suoi veri attacchi. Lo scontro è impegnativo, ma riusciamo ad evitare tutte le insidie di 1188. Il conto alla rovescia ha raggiunto lo zero e grazie alla nostra mano verde riusciamo ad assorbire tutta la corrente generata dalle batterie. La potenza è così forte da sbalzarci all'indietro. Catnap approfitta del momento per raggiungerci, ma prima che possa farci del male, lo fulminiamo. L'esperimento si dimena in pochi secondi e avvolto dalle fiamme. La mano del prototipo scende dal soffitto. Catnap si prostra davanti a lui, forse nel tentativo di salvarsi, ma data la sua devozione, molto probabilmente il suo intento è solo quello di sacrificarsi per diventare parte di 1006 e il prototipo lo accontenta. Proprio davanti ai nostri occhi vediamo l'artiglio trafiggere Catnap e sollevarlo per poi farlo sparire. Non sappiamo come, quando e se rivedremo il corpo di 1188, ma per ora dobbiamo pensare alla nostra fuga. Tornati all'ascensore, raggiungiamo il macchinario del gas rosso e finalmente completiamo la nostra missione. Ollie ci chiama, si congratula con noi per la nostra vittoria, ma non riusciamo ancora ad avere piena fiducia in lui. Del resto sappiamo che il prototipo potrebbe imitare chiunque, quindi perché non proprio lui? Una volta deviato il gas, raggiungiamo la stanza adiacente. Ad accoglierci è Poppy. Ancora una volta ci dice che abbiamo compiuto l'impossibile, ma con sé ha un'ultima cassetta. Meritiamo delle risposte. Ciò che vediamo sono i filmati della sicurezza dell'8 agosto 1995, il giorno della Hour of Joy. La ribellione dei Bigger Buddies che, guidati dal prototipo, hanno sterminato chiunque non fosse dalla loro parte all'interno della fabbrica. Poppy aggiunge poi un ultimo inquietante dettaglio. I corpi sono stati portati in profondità. I giocattoli li usano da allora per nutrirsi.
Ora però è arrivato il momento di vendicare ogni singola vittima. Kissimmee si attiva l'ascensore che ci condurrà al punto più profondo dell'azienda, il luogo in cui affronteremo il prototipo. Insieme a Poppy cominciamo la discesa e poi torneremo a prendere Kissy. Qualcosa però va storto. Mentre stiamo scendendo udiamo le urla di Kissy. Qualcuno l'ha assalita e da dove ci troviamo non possiamo aiutarlo. Dobbiamo risalire, ma il meccanismo si chiude sopra le nostre teste. Dovremo trovare un'altra via. Il prototipo dovrà aspettare. Ora dobbiamo salvare una delle poche creature di cui possiamo ancora fidarci.